Ciao a tutti amici di EveryEye e bentornati in questa puntata della nostra rubrica Happy Gamer. Come vedete siamo tornati con il secondo episodio di Killer is Dead, questo gioco di Goichi che adoro adoro la follia e a quanto ho visto nei commenti è piaciuto anche a voi. E quindi bando alle ciance e andiamo avanti. L'ultima volta avevamo fatto, se non sbaglio, l'episodio 4, esatto, l'uomo che rubò la luna. Quindi adesso andiamo all'episodio 5, che è l'uomo che divorava i sogni. Vediamo un po' cosa succede. Se ricordate, il nostro boss c'era scappato e quindi penso ci sarà qualcosa comunque da scoprire. Che fine ha fatto la donna che divorava i sogni? Cosa avremo in serbo di perverso e surreale? Direttamente iniziamo. Siamo ancora sulla luna? Non lo so. Boh, andiamo a controllare. Di questa velocità di speed. Super speed. Ce la puoi fare? Vai. No, non più veloce, eh. Se non avete visto l'episodio precedente, vi invito ovviamente a andarlo a visionare. Oddio, what is? Cos'è sta cosa? Cutscene? Yep. Salve. Salve, sistema solare con una persona al centro. Mondo. 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 Kiseo. Mondo. Mondo. Wake up. Ah, è lui. È una specie di flashback di lui da giovane, cioè da piccolo. Sì, in effetti riconosco la frangetta unta davanti. Se la tira indietro è sicuramente lui. No, è rimasto paralizzato mentre sbadigliava. No, hai perso un pianeta. Un altro. Hai perso il pianeta Terra. Hai perso te stesso. Stato appassionante. Sono di nuovo in game. Ok, si è creato un proseguo. Ci porterà probabilmente là. Ma notare come non possiamo correre, dobbiamo per forza passeggiare amabilmente. Guardate il panorama romantico, tipo una rotonda sul mare. Dai, appassionante questa passeggiata. Con tanto di lag ingiustificato. Ok. Dove andiamo? Andiamo verso la luna, così. Dato che l'ultimo episodio era incentrato sulla luna, noi seguiamo la luna. Se succede anche qualcosa, mi fate un piacere, non lo nego. Ordunque, un tavolino. Ordunque, un lavandino. Tre sedie. Una porta. Questa, che è sua madre, sorella maggiore, zia. Ok, un uovo. This is my memory. Ban, quest'uovo non è alla Coq Ban. Adesso esce Soler, fa Praise the Sun! Scusate, ho visto dei video di Dark Souls. Dementissimi. So, brutti ricordi. Hanno ammazzato la tua famiglia o robe strane così. Non lo so, sto tirando a indovinare. Anche perché mi sto un po' annoiando. Nessun passaggio
Ok, oh, devo camminare fin là. Perché? Almeno corri. Cioè, muovi le giunzioni. What? Ho qualcosa di diverso. Una persona. Va bene chi va sano va lontano e tutte le cose, però... Dai, cioè che ci sei quasi. Chi è? Oddio, signora, non esploda. Oh mio Dio, che tortura. Ragazzi, sapete che poi i miei video non li taglio, cioè non li edito, quindi non posso neanche tagliare tutta questa tortura psicologica. Ok, ok, proseguiamo. Abbiamo capito che non vuoi che torniamo indietro, ma non era mia intenzione, perché ci piego già un'ora ad andare avanti. Lag a caso. Ovviamente non è stato ottimizzato molto bene questo gioco, perché ha una grafica tutto sommato leggera, poi il mio PC OP. Però ha questi momenti così di... Sakura Tree. Dimmi che succede qua. Un unicorno! Un My Little Pony. Questa che è double dash là, come cavolo si chiamano i My Little Cavalli? Rainbow Dash. Sorella? Fidanzatina? Amante? Dimmi qualcosa! Dammi degli indizi, dammi... Moon River! Era la tipa che nello scorso episodio ci ha... commissionato il lavoro. Questo? Questa è Vayne di League of Legends? Chi è? Deve esserci un inghippo qua sotto, qualche situazione strana che il gioco non ci spiega. Già il gioco non ha senso. Qua sta cercando di fare qualcosa di psicologico e non voglio sapere dove andremo a parare. Ah, alleluia. No, come non detto, sempre a camminare. Qualcosa mi dice che devo andare di qui. Qualcosa mi dice che mi sparirà il terreno da dietro i piedi. No. No, devo arrivare ancora fin là. Lag. La luna sta diventando un po' fade. Sta fadeando. No, please, don't annegare. Insomma, la scena della videoclip di In This River di Zach Wild. Quindi la tipa è morta. What? Ah, oddio, un boss. Lag. Perché questo livello lagga così? Oh, attento. Non mi fare le... Ah, ma mi sa che sono cloni. Devo trovare quello giusto. Ehi. Ok, questo è falso. Questo anche. Questo. Forse li devo distruggere tutti. Aia! Mi sa che prende danno uniforme. No. Qua c'è qualcosa invisibile.
Dite che è la tizia? Sì. Ecco che cavolo. Oddio, la vedo la sua visuale. Sì, ma... è malatissima come cosa. Tanto ho perso metà vita. Sì, vabbè ragazzi, però adesso tutto il bene possibile. Come faccio? La vedo male, poi non so. Ui. Sta per morire. Dov'è? La vedete? Ehi. No, 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 no. Ok, perfetto. Mondo, Mondo, Mondo! I did it! Sì, vai! Sì, vabbè, però... No, ma tranquillo, cioè. Faccio del danno, ma il danno che fanno a me è considerevolmente più alto. Non sono schivabili loro, nel senso che non mi dà parate perfette. Però se non altro li stiamo facendo, la stiamo danneggiando almeno. Continueremo a essere rianimati a sto punto, che devo dire. Ditemi che non ha una seconda vita, please, perché questo boss lo sto odiando! Lo sto odiando, sto boss! Mamma mia, chi t'ha inventato! Ti prego, dimmi che è una vita sola, eh. Dov'è che è? Sì, non scrivetemi, Plox. Sto registrando e sto battendo boss schifo. Eccola là, eccola là. Dov'è, dov'è? Aia, no, non prendere. No, lasciami stare. Dov'è? Non ti vedo. No, questo qua no, che... Grazie. Ultima vita, eh. Non, è, non ce n'è altre, signore, eh. Quindi per piacere non fa... Eccola là, là, l'ho vista. Ti prego, dimmi che muori adesso, perché... Ti prego non rinascere. Beh, ti ho staccato la testa. Mamma mia, ragazzi, che fatica. Che fatica.
È stato epico però. Tsukuyomi non è sanguinata. Tanto leggo il messaggio come arriva. È il signor Brusco che dice 55 minuti alla fine del download di Mortal Kombat Complete Edition su Steam. Va bene, prendiamo nota. Continuiamo. Era un sogno. Tu mi hai fatto fare tutta questa fatica, rianimato 3 volte per un sogno. You must have been having a nightmare. Quindi è una tua amica d'infanzia? Sorry, I didn't mean to cause any trouble. When exactly was it we met again? According to my memories, it wasn't long ago. Where did you live when you were a child? On the dark side of the moon, my entire life. C'è Daya con sta dark side of the moon. Of course you did. Quindi tu vivevi anche tu sulla luna? Is something the matter? The Queen of Dreams. She must be playing tricks on me. La regina dei sogni. Finita? Così. Oh. Una missione un po' a random. Guardate il nome, Mondo Zappa. Poi di esecuzione. Ci darà una C. Abbiamo fatto un po' schifo. No, sto boss era tostissimo. C, esatto. Vabbè, ce la teniamo, Missione un po' breve, però totalmente incentrata sul passeggiare. E poi il boss che è stata una cosa lancinante. Cioè, continuava a non morire. È stata una cosa assurda. Ok, quindi prossima cosa che faremo sarà l'episodio 6, questo. L'uomo che le rubò le orecchie. Ok, va bene. Ma io direi che potremmo fare questo episodio così un po' più breve. Comunque è stato abbastanza intenso. E ci vediamo al prossimo episodio. Iscrivetevi al canale, qui è il vostro Felice con la rubrica Happy Gamer. E da Every Eye è tutto. Bye bye.